C'è un'artista, una fotografa vercellese, le cui immagini, davvero molto apprezzate, hanno, possiamo dire, conquistato il mondo. Ma per capire meglio di che cosa si tratta, per scoprire quello che sta succedendo, ho il valido aiuto e supporto del giornalista Pier Mario Ferraro. Bentornato Pier Mario, innanzitutto. Bentrovato, buongiorno a tutti. Stefania Grassolo, rappresentiamola a chi non la conoscesse, poi raccontiamo che cosa sta succedendo con le sue immagini e le sue fotografie. Stefania Grassolo è un'insegnante di materie scientifiche, ma è più conosciuta agli appassionati di fotografia proprio per le sue immagini, i suoi scatti molto belli. Ama molto la natura, ma quello che interessa in questo momento è che proprio sta diventando una sorta di ambasciatrice della cultura, della bellezza naturali, artistiche di Vercelli, perché proprio recentemente, anzi negli ultimi mesi, è stata protagonista di diversi report per la CNN, appunto il network americano, che così un po' in tutto il mondo raccoglie le immagini che inviano evidentemente gli ascoltatori e gli appassionati, e in più di un'occasione ha riproposto appunto le immagini di Stefania Grasso che riguardano Vercelli. Uno dei più celebri è stato proprio nei mesi scorsi a novembre con la Superluna, e davvero è stato un ampio report con le varie fasi della Superluna, tra l'altro spettacolari perché erano in diversi colori, quindi c'era la luna gialla, poi la luna che si stava arrossando, una luna invece argentata, sempre di Vercelli, e quindi evidentemente nei vari report era venuto scritto evidentemente a Piemonte, Vercelli, Stefania Grasso, quindi evidentemente appunto tutti gli appassionati della CNN hanno potuto così conoscere e sapere che in Piemonte esiste Vercelli anche attraverso queste fotografie. E proprio recentemente, ovviamente con il Natale, è stata l'occasione per così sfruttare proprio queste immagini, queste bellezze che ha offerto Vercelli, magari anche sotto la neve o con la nebbia. Ma l'ultimo proprio report di pochi giorni fa riguarda il presepe di Amatrice che hanno realizzato i ragazzi del liceo artistico Alciati, da cui appunto Stefania Grasso insegna, e quindi questo report, questo presepe che è stato realizzato in San Vittore con le pietre raccolte dal terremoto di Amatrice, sono proprio state protagoniste di una serie proprio data in onda sulla CNN, quindi evidentemente anche in questa occasione proprio la CNN e tutti gli ascoltatori hanno potuto ammirare, oltre che ovviamente proprio l'atto in sé, la realizzazione del presepe, anche proprio l'iniziativa e cosa c'era dietro, quindi evidentemente questo presepe che è stato costruito con il terremoto, una sorta di così di vita che riprende una nascita, così oltre alla nascita di Cristo, alla nascita del Salvatore, anche proprio una rinascita con le pietre che sono state fonte di ovviamente di disgrazie, di morte, invece hanno riportato la vita. Quindi proprio questo report è stato grazie anche a Stefania Grasso, che appunto è stato conosciuto anche questa bella iniziativa a Vercelli appunto in tutto il mondo. Poi tra l'altro sono diverse anche le immagini che non riguardano Vercelli, ad esempio lei ama molto Venezia perché suo fratello è docente a Venezia, quindi anche in questo caso a Venezia è molto particolareggiata, e in più di un'occasione è stata ripresa, è stata riprodotta, è stata così è stata immortalata a Venezia nelle varie aspetti, ma anche recentemente alla BBC, anche questo concentra molto Vercelli, se non ovviamente l'autrice che è di Vercelli, c'era uno spazio dedicato alle donne che vi hanno ispirato, ovviamente in inglese, io in inglese non lo mastico molto, ma lei aveva riproposto ed è stato passato alla BBC con il sindaco di Val Tournanche, e quindi anche in questo caso proprio grazie a Stefania Grasso, anche in America, anzi in questo caso nella BBC nella Gran Bretagna, si è potuto così ammirare e conoscere una donna che ha fatto e che sta lavorando molto bene, ad esempio in Valle d'Aosta. Quindi questi sono solamente dei tanti spunti, e comunque appunto è importante sapere che una vercellese in qualche modo sia testimone, ambasciatrice proprio di Vercelli nel mondo, perché poi comunque anche in diverse riviste o comunque diversi siti proprio dedicati alla fotografia Stefania Grasso è presente con immagini anche di Vercelli, ma non solo. Come dici giustamente tu, fa piacere poi raccontare della passione, che è un talento davvero naturale di Stefania Grasso, e poi ci ricorda anche quanti sono gli artisti vercellesi che, partiti da qui, sono riusciti davvero a conquistare con il loro talento il mondo intero. Sì, anche perché appunto si tiene conto che comunque lei è una passione, quindi il suo lavoro ovviamente è quello di insegnante, ma proprio grazie a questa passione è riuscita in qualche modo a entrare in un circuito importante e a far entrare anche
evidentemente Vercelli è il suo territorio. Per chiusare volevo ricordare che alcuni anni fa, anzi, c'era stato una, sempre sia la CNN, avevano riproposto un airone che planava sulle risaie di Preolo, quindi evidentemente insomma anche è proprio una cosa curiosa, ecco, ed è bello sapere che appunto anche Vercelli è conosciuta anche per gli artisti, anche proprio grazie a questi appassionati che comunque continuano a dare il loro contributo e comunque a ricordarsi di Vercelli e a trovare quanto c'è di bello a Vercelli, perché non è solamente insomma tutto sbagliato, comunque insomma in città dei problemi, ma anche delle cose belle, ed è anche piacevole sapere e farle conoscere all'estero. Modo per aprire un'importante finestra sul mondo. Lei è Stefania Grasso e grazie per Mario Ferraro per averci raccontato un po' la sua storia. Grazie a voi. Radio City.